Ciao ragazze, benvenute in un nuovissimo video. Allora, il video di oggi sarà un video che mi è stato richiesto da una ragazza, da una di voi. Vi lascio il nome qui. E questa ragazza appunto mi ha richiesto di fare un video su come indossare una camicia lunga nera. Ora, prima di iniziare il video, io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di rimanere insomma connesse e mi raccomando, insomma, seguitemi sempre su Instagram, perché lì ogni giorno potrete trovare insomma dei look nuovi, delle foto nuove. Detto questo, direi di iniziare subito. Allora, questa ragazza appunto mi ha richiesto questo video in cui mostrare degli outfit con una camicia lunga nera. Sul subito ci ho pensato, ho detto: cavoli, io non ho camicie lunghe nere. Poi mi è venuto in mente che ho una camicia lunga nera che però non è completamente nera, ed è questa camicia nera, sfondo nero con fiori bianchi, rosa, un po' di tante tonalità, vedete, ok? E questa qui è lunga, è una camicia bella lunga, insomma. Quindi ho detto: va bene, la camicia non è propriamente in tinta unita nera, ma faccio il video comunque con questa camicia, che secondo me va benissimo e può starci lo stesso. Quindi vi mostrerò 5 look da indossare con una camicia appunto lunga nera. Io avevo questa, ma se voi ce l'avete lunga nera va benissimo, se l'avete lunga bianca va benissimo, cioè comunque un video in cui vi mostro come indossare una camicia lunga, ecco, piuttosto che lunga nera, una camicia lunga in generale. Allora, il primo look che vi mostro è il più semplice, il più anche logico. Essendo questa una camicia lunga nera, si può utilizzare anche come vestito. Nel caso non sia utilizzabile come vestito, perché magari vi arriva solo fino sotto al sedere o un po' più giù, io come camicia lunga intendo una camicia lunga così, potete abbinarci sotto una gonna stretch come ho fatto io, e quindi appunto vi sentirete insomma più tranquille e più sicure. Allora, ho indossato questa camicia come un vestitino ed ho messo una cintura in vita per far sì che segnasse il punto vita. Ho messo questa cintura in vita appunto, poi ho scelto questi stivali alla texana appena sotto al ginocchio, e poi ho deciso di abbinarci un blazer nero classico dal taglio elegante. Questo classico blazer, ed il look così è già completo di suo. Non ho abbinato borse in nessuno degli outfit, perché volevo appunto solo mostrarvi come abbinare la camicia con l'abbigliamento. Quindi questo è il primo outfit, semplicissimo e secondo me anche molto scontato. Per il secondo outfit ho preso un paio di pantaloni bianchi. Questi non sono skinny, ma hanno un taglio dritto. Se voi ce li avete skinny, benissimo, se ce li avete così va bene lo stesso. Ho abbinato una canotta di quelle insomma di Tezenis bianca, quindi look completamente bianco sotto, a cui poi ho aggiunto appunto la camicia aperta come fosse un cardigan, e come scarpe ci ho abbinato gli stivaletti neri a calzino molto semplice, che vanno a riprendere il colore della camicia. Questo è un look semplicissimo, è l'ideale quando non vi sentite a vostro agio vestite di bianco ma vi piace. Questo qui va un po' la camicia utilizzata in questo modo è un po' un modo furbo di utilizzarla quando non ci si sente a proprio agio in un total white, e secondo me è un look insomma carino anche questo, da utilizzare molto casual da tutti i giorni. Per il terzo look invece ho preso questo maglioncino sottile corto e larghino, che poi vedete indossato, e questi pantaloni neri che sono uguali agli altri, sono dei pantaloni, scusate mi sto guardando sempre là,
sono dei pantaloni a vita alta che scendono dritti fino alle caviglie e la camicia è stata abbinata sotto il maglioncino. E questo è un look che a me piace tantissimo, lo trovo davvero molto carino come look, portabile da tutti i giorni per l'ufficio, anche se in questo momento dubito che qualcuno stia andando in ufficio, ma insomma portabilissimo appunto da tutti i giorni per l'ufficio, per lavorare, può essere abbinato anche a degli stivaletti più bassi, o qui ho usato con un po' di tacco in più, ma insomma come vedete tutto molto semplice e lineare. Allora, con il quarto look ho voluto osare un po' di più perché praticamente sono andata ad indossare questi jeans qui, che sono dei jeans a vita non propriamente altissima, sono dei jeans baggy di Find che ho acquistato un po' di tempo fa, ve li avevo già fatti vedere. Così sono molto molto comodi, indossati, mi piacciono tanto, a cui ho abbinato dei sandali gialli, belli, alti, primaverili, e poi ci ho messo sopra il mio chiodo. In più, come ho utilizzato la camicia, ho utilizzato la camicia annodata in vita, quindi jeans baggy, camicia annodata in vita un po' aperta sullo scollo, con questi sandali gialli col tacco alto, molto belli, che mi piacciono molto, scamosciati, perfetti per la primavera estate. E poi sono andata ad abbinare sopra il chiodo, che insomma fa sempre la sua figura e crea sempre un bel look a tutto l'outfit. Ultimo look, ho utilizzato questi jeans, che sono dei jeans a vita alta, sono dei jeans che scendono dritti, e jeans a vita alta, camicia lunga sopra, e sopra alla camicia ho messo questo cardigan qui lungo 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 nero, tutto a costine, non so se si riesce ad intravedere perché forse c'è poca luce, comunque questi pezzi qui. E il look, insomma, anche qui è un look molto tranquillo, easy. Anche in questo caso ho indossato lo stivaletto nero, non ho scelto non ho voluto scegliere scarpe tanto diverse per poi insomma perché si abbinassero un po' con tutto, quindi ho optato per questi stivaletti neri che vanno bene un po' su tutto. Quindi ragazze, detto questo, il video è finito, spero tanto insomma gli abbinamenti vi siano piaciuti, io ringrazio tantissimo la ragazza che mi ha fatto questa richiesta, le mando un bacione a tutti voi, grazie di cuore, grazie per aver visto il video, ricordate di iscrivervi, di mettere mi piace, mando un bacio. Al prossimo video. Ciao!